Poi così, ancora Vitellaro, costretto al rilancio, di testa Copes, poi Luli Tomaselli, il tocco per Brugnone, che prova il destro, di poco alto, Mapelli, avanza così, il cross in mezzo, Braga, si gira, Braga! L'intervento salvifico di Marcoci, Coci sicura e poi subito il rinvio. A cercare lo scatto di Foti, di testa per Fiore, Fiore, il controllo con il petto, Fiore, su di lui tenace, Fiore, si gira, Fiore! E che parata di Maddalon! Luli Tomaselli, Fiore, prova il tiro cross a Leggio! 1-0 Enotria! Che palla di Fiore, che anticipo di Leggio! Il cross in mezzo di testa da Dona, poi così, prova a far tenere i suoi in avanti, Mapelli, nuovamente il cross in mezzo di testa, trova il pareggio e l'ecco. Mapelli, punta Copes, Mapelli cerca spazio per il cross, bravissimo Copes che poi evita anche la rimessa, Leggio di prima, il tocco per Fiore che se la porta avanti con la testa, Fiore punta Manzinali, Fiore va sul sinistro e mette giù Manzinali, Fiore, 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 ma cosa ha fatto Fiore? Un gol che ricorderà per sempre, 2-1 Enotria. Quando sei contro il Lecco rimedia comunque da Dona. Adesso Fiore, lascia sfilare il pallone, Fiore, supera Ugoni, Fiore, 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 punta Montella, Fiore, va sul sinistro, Fiore, zona tiro, lo esegue! Poi non è abbastanza deciso, Dora Scienzi prova ad uscire l'Enotria, Collegio che fa spallate, è davvero numero 9, scarica bene per la Gioia. Il tocco dentro, ancora per la Gioia, la Gioia, Leggio, la Gioia! Attenzione! Alla dura legge del gol, con Infrano, le finte, la scivolata di Catana e questo è rigore, e questo è rigore netto. Così, la rincorsa, si ferma, batte Marcoci, è freddo, così, 2-2. Parte la Gioia, la para, Maddalon. Infrano si ferma e viene ipnotizzato da Marcoci. Parte Costante, il suo destro spiazza Maddalon. Il sinistro batte Marcoci, così Leggio, il suo destro altissimo contro Marcoci, Montella, il destro a fil di palo. Parte Saccone, il destro spiazza Maddalon contro Marcoci, parte Nova, il destro Marcoci tocca ma non respinge, parte Agogliati, spiazza Maddalon 3-3, Dora Scienzi, il destro spiazza Marcoci, il Lecco avanza alla fase successiva del trofeo Italo Galbiati.